Ciao, oggi ero andato a fare una girata nelle zone mie, nei boschi sopra Migliana, sopra Prato, e manca ancora, occhio, un'oretta prima che tramonti il sole. Ho detto faccio un video su una recensione di uno zainetto, e lo zainetto mi sono portato dietro oggi, con la roba che mi sono portato dietro oggi. Perché è un zainetto che avevo comprato quasi per sfizio e poi si è rivelato uno di quelli che uso di più, perché è molto piccolo e spesso veramente è tutto ciò che serve. È uno zainetto della Tasmanian Tiger, 9 litri, veramente veramente piccolo. Faccio vedere come veste per escursioni su zone che conosci bene, quando sei sicuro che non pioverà, quasi sicuro che non pioverà, e che torni a casa prima che faccia buio, non serve tanto da portarsi dietro. 9 litri. Per i profani del sistema di volume a litri, per gli zaini, tenete conto che uno zaino considerato piccolo per escursionismo è un 20 litri. 30-40 già ci si sta fuori 2-3 notti, 70 ci si sta fuori una settimana. 9 litri, veramente bellino. È uno zaino, ce l'ho da un annetto. Ero partito per prenderlo per sfizio e poi l'ho usato anche per tante escursioni, anche di parecchie parecchie ore. E all'infuori forse di quando d'estate ti devi portare tantissima acqua e magari ti può dare noia uno schienale così piatto, non troppo aerato, lo si porta praticamente in parecchie situazioni, più di quello che pensavo. Do i dati del produttore, ovviamente lo si trova nel noto sito di acquisti online. Ho visto oggi va a 46 euro. Questo è il colore khaki, ma esiste anche la versione verde oliva, nera. Esiste anche una versione L che è un po' più lunga, è un 15 litri, sempre con questa forma, e costa 59 euro, ho visto, 59,90. Questo pesa 500 grammi, la versione L 565 grammi, come lo danno nelle informazioni del sito. Il materiale è molto buono, è la cordura ufficiale. Cordura ufficiale 700 denari, che è una misura dello spessore del tessuto. 700 denari è una buona via di mezzo. Solitamente se si prendono zaini tipo quelli della Maxpedition, militari proprio tosti, quelli vanno sui 1000 denari, e tanti altri zaini invece con un tessuto un pochino più sottile per fare in modo che pesi un po' meno vanno sui 500 denari, usano i 500 denari. Questa è una buona via di mezzo. A differenza dei 500 denari mantiene un po' di più la forma, che è molto bellina perché è un po' più stretta in basso e un po' più alta in alto. Quindi è un tessuto resistente che lascia la forma dello zaino intatta e non fa l'effetto tipo sacco, come è sui tessuti un pochino più morbidi. Essendo così piccolo pesa tutto 500 grammi, quindi non è necessario che sia troppo leggero. I dati del produttore sono 43 cm di altezza, 22 di larghezza e 8 di profondità. Come possiamo vedere ha tanti agganci molli, molle o molli, 5 simmetrici davanti, 5 anelli, 5 file d'anelli e 2 qui di lato. Poi ha queste due cinghie qui davanti, che non sono come si potrebbe pensare, potrebbero anche fare quella funzione lì di cinghie di compressione, però essendo un tessuto piuttosto robusto non servono cinghie di compressione.
è più per utilizzarlo per trasporto di materassini, ponci. Io lo uso, a volte l'ho usato per il cavalletto della macchina fotografica. La marca è Tasmanian Tiger, che è una marca tedesca, che è una marca che a me piace tanto, ho tanti pouch di loro. Hanno un design bellino, quasi moderno, però un po' rustico, come si può vedere. Lo schienale, appunto, come dicevo, è con queste due file di areazione, che non è che servano a tanto per il discorso di aerare, però in fondo non serve nemmeno tanto l'areazione, perché essendo così stretto, come si può vedere, lascia gran parte della schiena libera. Quindi non serve che sia troppo aerato. Davanti a questa zona di velcro dove ci possiamo mettere le patch, io non l'ho mai comprate, non ne ho mai messe. Maniglia per portarla, il forellino per la camel bag, che è la predisposizione per la camel bag, poi faccio vedere l'interno. Ovviamente lo schienale è imbottito, ovviamente sono imbottiti anche gli spallacci. C'è una cinghia di compressione toracica molto molto comoda, due anelli qui, e qui c'è un elastico che può essere utilizzato per tenere in posizione il tubicino della camel bag, però io più che altro l'uso per metterci la borsina della macchina fotografica, così mi rimane qui ed è perfettamente a posto. La fascia pettorale è ovviamente regolabile. C'è un sistema attensionatore. Con un elastico qui sotto, anzi un doppio elastico. Comodissimo, sarà perché è leggero, ma anche nella schiena lo sento proprio bene. Ha altri due anelli qui. Qua e di qua. Due passanti per un'eventuale cinghia anche qui sotto. Nella parte bassa un foro di uscita nel caso piova veramente veramente tanto, vi caschi nell'acqua per far far uscire l'acqua, per far sgrondare l'acqua. Ed esternamente direi che ho detto tutto. Ci sono anche degli altri anellini qui, oltre ai molle. Ed esternamente direi che ho detto tutto. Ah, vabbè, dettaglio. Le cinghie per mettere in tensione gli spallacci hanno dei riposapollici. E adesso vi faccio vedere l'interno. Intanto vi faccio vedere quello che ci ho messo io, che secondo me è più che sufficiente per, ripeto, escursioni su zone che conosciamo, e per far vedere quanto spazio avanza. Mezzo litro d'acqua, barrette Enervit, due, mettiamole proprio a cignale giù. Scaldacollo, una maglia termica in più, un'altra barretta, sacchetti di plastica per portare via le cose che si trovano di stagione, pacchetti di fazzoletti, ed eccolo qua a vuoto. L'apertura è fino a circa metà. A me non garbano tantissimo, anche se purtroppo ce li ho perché li ho trovati in quel modo, quelli che si aprono fino in fondo, tipo il Maxpedition o Wii Sport Caracal che ho. Adesso ho comprato anche Wii Sport Sparrow, anche quello mi deve ancora arrivare.
Anche quello c'ha l'apertura fino qui in fondo. Lo fanno in quel modo, però vabbè, va bene, però così li preferisco. Perché comunque mi dà un senso di sicurezza maggiore per le cose all'interno. E questo è il vano principale. Questo zaino ha una caratteristica abbastanza, diciamo, obbligata, essendo così piccolo. Ha un vano solo. Ha un vano solo più questa tasca qua dietro, elasticizzata. Questa tasca qui sarebbe per la camelbag. Sarebbe lo spazio per la camelbag. E infatti in alto, come possiamo vedere, c'è un piccolo anello a velcro per tenere la camelbag in posizione e un anellino di stoffa. E poi dietro c'è il foro con questo pezzettino di plastica qui che permette di tenerla chiusa, che non entri l'acqua. La solita etichettina interna ci dice che è un prodotto da Tasmanian Tiger, che è di Dasing, questa tatonca GmbH tedesca. È 100% poliammide, ovviamente. Non c'è scritto dove la fanno, ma non importa, ci fidiamo. L'importante è che i materiali siano buoni, quindi tessuto cordura e zip YKK. Beh, a questo punto ci ho detto tutto, ci vediamo al prossimo video.